Mentre stiamo andando di nuovo sulla carovana, sempre diretti verso Whitron, mentre stiamo passeggiando, una donna dai capelli rossi e vestita con un cappuccio verde, anche un abito rosso e verde, ci corre davanti, disperata, chiedendo aiuto. Il carro si ferma, la donna chiede aiuto di salvare suo marito che è stata attaccata. Chi è? Che è successo? Da cosa è stato attaccato tuo marito? Mentre ti sente, si risponde molto affannata. Un troll ha preso mio marito, non so cosa fare, aiutatemi. No, no, non di nuovo. Domanda, con percezione del magico, vedo che ha qualcosa addosso di magico, è normale, non è... Diciamo che è tutta magica, ok? Cioè, tu Ah, vedi. è tutta Sì. magica. Mi concentro sulla scuola, master. Ok. Perché mi sento. Mentre lui Perché lo mi. fa, io provo a No, farla. perché non lo Provo a so, farla ho parlare quel per sentore distrarla. di trappola. Essendo No, no, ho tutta capito magica. quello che vuoi dire. Io provo a continuo a parlarle per far sì che non faccia caso a te Tipo Tipo, la la sta sto guardando guardando. malissimo. No, ma tanto individuazione del magico ce l'ho sempre attivo, ce l'ho proprio di razza, è perpetuo, non devo neanche lanciarlo, È quindi non di si accorge default. neanche. È di default proprio. Sì, c'è attivata la easy mod Smetta di praticamente. copiarmi. Ma hai ragione. Lo so che ha ragione. Tu ti concentri su di lei, cerchi di capire una scuola da cui possa derivare quella magia, ma non riesci proprio a capire una scuola di magia, forse evocazione o illusione. Non riesci però a definirla bene. Ok, se invece vado di... ne presente l'oggetto quello che percepisce se ho davanti un non morto, un Sì, vivo, in fin di vita, e il gli occhi cronomico. è viva, è in ottima salute. È in ottima Comunque, in tutto questo, chiaramente lei ancora sta parlando, più o meno si sta iniziando a calmare. salute. Ok. Io sono vicino a chi? C'è qualcuno che magari è in disparte vicino a me con cui posso dirgli di questa cosa? Io non so come vi siete disposti. Ada sta dalla parte dietro del carro. Quindi sta in fondo, vicino alla seconda uscita. Io vabbè, probabilmente sono vicino al bardo. Probabile. Io mi avvicino e ti dico, questa Cos'è che non ti piace esattamente? tutta magica. Non capisco se è evocazione o illusione, quindi probabilmente potrebbe essere una trappola. Ad in tutto Meglio stare questo, attenti Ada deve allora. sussurrare, senti soltanto tutta magica, allora si gira e fa: anche io sono tutta magica, che vogliamo fare? Dio forte. Io faccio un facepalm Bellissimo, per bellissimo. dire, ma perché tutti a me? Perché sei sfigato, è normale. E scusa, alla fine è una mezza genia, che gli vuoi dire? Effettivamente è tutta magica. Glielo dico, guarda, perdoniamo Ada solo per questo. È adorabile per questo che la perdoniamo. Non lo so. Chi è che ci sta parlando con lei? Considera che sta Nadia, non so chi si è voluto sedere accanto a Nadia durante il viaggio. E poi dentro sta Ada e Turion, sicuri. Quindi penso che fuori o sta Thorin o sta Turion, giusto Ok. condizioni. Chi è che stava parlando adesso? È vero, siamo full vita noi Sì. adesso. No, ovviamente no, perché ci siamo avviati da poco. No, perché se c'è da curare, curavo. Vabbè, poi curerò. Tanto cazzo ce ne frega, abbiamo una fottina di punti. Sì, appunto. Meglio se lo faccio dopo. Meglio, sì. Boh, io non so se c'è qualcuno vicino, perché non ho capito dove Beh, cazzo però sono abbiamo. messo io. Aspetta, però abbiamo recuperato un po' da quella notte, no? Il tema ha perso vita. La notte. Quale Non è notte? passata. Quale È notte? passata. Quella È notte era passata già la notte. passata. Infatti. Aspetta, stai parlando dell'assalto dei goblin? Quella è già passata. Il lupo no, però. I danni del lupo vi sono rimasti. Appunto, è quello che ha fatto danno. Quello. Oddio, non tanti, anzi, non tanto, a Vabbè, dire il vero. danni del Vabbè, lupo tra virgolettissime. a me ha fatto Vabbè. danni, figlio puttana. Come ha Beh, un fatto danni? pochino, ma non tantissimo.
Devo. Sono fatti da soli i danni. Sì, perché avete evitato dei danni. Praticamente. Comunque, Sì. vabbè, se non ti fidi puoi Siamo tirare noi i danni. puoi percepire intenzioni, eh. Non ti fidi. Io non percepisco intenzioni. Io non percepisco intenzioni. Ah, dai, alla fine si fa. Ma qual è il problema? Non percepisco proprio, lui non percepisce No, intenzioni. no, no, ho sense motive Ma 1, cioè. anch'io non percepisco. Quanto, scusa, senza motive? Uno. Vado, io c'ho Ma minchia, 7, a sono messa. Anch'io postissimo. c'ho 7. A posto. Ragazzi, non ci ho buttato punti. Non è un personaggio mio Posso che provare io a parla con le fare. persone. Posso provare io? Vai. Così? Vai. Beh, ti ho avvisato che c'è qualcosa che non quadra. Appunto. Va bene. Ok, tu ti affacci. Per una volta. Mentre Caleb si affaccia, vede la situazione dal volto e dalle parole che sta dicendo Silvia, che poi si è presentata. Effettivamente è vero ciò che sta dicendo, cioè che suo marito è stato attaccato, è stato preso da un troll e lei ha bisogno di aiuto. Sembra sincera però, eh. E ho capito, io ti dico, se è un'illusione, è convinta di quello che sta dicendo, non deve mentire, cioè nel senso. Vabbè, meglio stare all'occhio comunque. Però io comunque direi di andare, in ogni caso. Ok. Invidiata, tanto è un troll, hanno tutti paura del fuoco. Anche questo è vero. Sì, ma no, Sì, non lo ma so. no. Esistono dei troll di fuoco? Per cosa devo tirare per sapere inform per avere informazioni sui troll? Conoscenza natura. Semplicemente Scienza natura. non esistono troll di fuoco. I troll si differenziano in troll del muschio, troll dei ghiacci, troll delle rocce e troll dei giganti di ghiaccio. Tutto qui. Perché sì? Perché sì, ok, va benissimo. Perché quelli di ghiaccio non erano abbastanza. E brandiscono alberi, da quello che sai. La Madonna. Ok. Beh. Ok, va Però bene. non ce n'è nessuno che comunque è di fuoco. Quindi sai che. Il mio personaggio non è molto convinto di questa cosa. Andare in bocca un trollo. Ok. Il mio personaggio si esprime con. Io ho le mie riserve. Però, ok, facciamo come dite voi. Quindi andate a salvare il marito della signorina. Allora, io master praticamente la cosa è se cioè una volta che scendiamo tutti e la seguiamo, io un attimino sto in disparte agli altri e praticamente gli avviso tutti di quello che ho visto. Ok. Io sto in guardia comunque nonostante tutto, cioè pronto comunque a tirar fuori l'arco e comunque se la situazione si imbruttisce d'improvviso devo Ok. reagire, insomma. Ok, quindi Caleb e Lanlis mi fate un tiro di percezione. No, Ok. percezione. Sì, percezione sì. No. Più o meno. Beh, dai. Beh, è già più di quanto mi aspettassi, quindi dai, ci può stare. Sembra Sì, ci può una semplice umana. A stare. tutti gli effetti una semplice umana. Altezza nella media, spalle nella media, Ho capito. forma nella media, tutto normale. Che capisci? È È quello, è un tutto po' troppo nella nella media. media. È un po' troppo nella media, non ha imperfezioni, non va bene. C'è qualcosa che non quaglia. Per C'è rimuovi qualquadra che non cosa. sortileggio. Qualquaglia che non qua. Minchia, quando hai rimuovi sortileggio. Master, vabbè, è quello che ho visto, cioè non me lo spiego, perciò devo capire perché. Quando. Aspetta, Master, posso fare un tiro per capire cosa possa essere? Magari di sapienza magica o conoscenza arcane? No. Fammi Ma che. di con Vai, fammi un tiro di conoscenze. Aspetta, devo vedere un attimo. Comunque, fammi un tiro di conoscenze arcane. Conoscenze? Arcane. Ok. Io però l'acqua. 38. Ok. Complimenti.
Vabbè, non ho sense motive, ma ho altre cose. Infatti ho detto complimenti. Ne hai un più 21. Eh sì. Cercando nella tua memoria, tra le storie che hai letto, sentito, visto, tra tutti i tuoi studi, perché sei un secchione, sì, ecco. Questa, la magia che gira intorno a questa donna ti sembra che sia magica? No, cioè è naturale. Naturale? Una magia legata al mondo primordiale, quindi non utilizzabile da stregoni, da maghi, da nessun tipo. A malapena possono usare i druidi. Ah, quindi praticamente potrebbe essere una specie di... cioè, questa donna potrebbe non essere una donna normale, ma essere una creatura dei boschi. Questa donna sì. Non è una donna. Ok. A un certo punto io mi blocco e dico: tu cosa sei esattamente? Lei si gira e ti risponde di essere una donna di un villaggio lontano che, per amore di quello che suo marito, ha dovuto abbandonare il villaggio. Hanno dovuto entrambi abbandonare i loro villaggi perché il loro amore non sarebbe potuto essere capito da nessuno dei due. Perché specie diverse? Non ti risponde né sì né no. Ah, un amore proibito tra specie diverse. Questa cosa mi ispira tantissimo. Lo dici in gioco? Certo. Ok. Io guardo Caleb. Che c'è? Ok. Beh, allora, ti aiutiamo. Basta che però non hai intenzione di prenderci per i fondelli. Vuole... Non ci vuoi dire a quale razza appartieni? Basta soltanto che salviate mio marito. Il resto conta poco. Se salvate mio marito, vi darò tutto quello che volete. Va bene. Quindi vi accompagna alla grotta. Vedete questa grotta, l'entrata di questa grotta è coperta tutta di muschio. Però il muschio vi sembra un po' strano. Vedete anche Ada che guarda il muschio e si sfrega il naso, come se qualcosa un odore gli stesse dando proprio fastidio. Ada. Questo muschio non è normale. Puzza? No, qualcos'altro. Vabbè, è magico, Master. È come un... Sì. Lei come reagisce, la ragazza? Al muschio, per lei è... normale muschio, anche lei gli prude un po' il naso, però semplice muschio. Ok, attenzione, questo muschio sembra emanare un potere magico, non so che cosa possa fare, però posso fare un tiro per capirlo, no? Sì, conoscenza natura, sì. Praticamente quello che non ho io di conoscenze bardiche ce l'hai tu. Sostanzialmente 28, tirato basso. Allora, non ti avvicini al muschio, perché visto che sia Ada che Silvia, che hanno della magia al loro interno, si sta dando fastidio, magari è meglio stare un po' lontano. Noti che effettivamente questo muschio sembra pulsare, come se fosse vivo. Però non riesco a capire che cosa sia. Sì, è un po' strano, però di per sé è semplice muschio. Diciamo una cosa che non hai mai è un muschio che non hai mai visto. State lontani dalle pareti e da quel muschio. Ok. Zigabo. Allora, mentre scendete all'interno della grotta, tanto avete tutti scuro visione, Nadia rimane fuori.
vedete praticamente questa enorme creatura, cioè enorme, più o meno, no? Poco più grande di Ada. Abbastanza Sì, poco enorme. più grande di Ada, tutta verdone, coperta di muschio, che sta come se stesse parlando da sola. E si gira. Nel momento in cui si gira, Sidia lo riconosce e capisce che è suo marito. Oh E shit. vede questa massa di muschio pulsante anche su di lui, che metà del volto è coperta da questo muschio che si ramifica sulla sua pelle. Però rimane più o meno tutto sulla schiena. Come fa come a Se fare una lo gobba. sta mangiando praticamente il muschio. È un parassita. Può essere. Ma Master, ma domanda, invece il marito, anche lui emana magia? Ma No, però vedi che che cos'è il marito? un umano, però con quell'incantesimo che c'ha agli occhi, là, il Death Watch Eye, non mi ricordo se è un oggetto magico. Vedi che il marito non ha tantissimo tempo. Ah, ok, sta morendo. Minchia, però c'ha addosso tutto quel muschio. Toccarlo è un casino. Tu vedi che praticamente c'ha in una mano una Può fare qualcosa per capire se Ascia riusciamo a bella grossa. toglierlo, il muschio. Ha una sciabola. Un'ascia. Un'ascia. Io mi volto verso Silvia. Silvia non gli manca molto. Appena dici, potete fare qualcosa, strappategli da addosso quella cosa, quel muschio. Possiamo fare un tiro per capire E se possiamo, ok? io ho fatto il tiro per capire che cos'è. Cioè, io non lo so che cos'è quella cosa, non riesco a capirlo. Pensavo per capire se possiamo toglierlo o C'è boh. fare. Perché allora io guardo. Aspetta, guardo il paladino. Mi volgo verso il paladino. Turion, tu hai le mani coperte dai guanti d'arme? No, purtroppo. Marta. Mani coperte, che cosa serve? Provare a prendere. Per provare a vedere se magari si può. Cioè, allora, una cosa è se il muschio prende dei guanti, chi cazzo te ne freghi? Che cazzo te ne frega? Ti togli i guanti e sei più o meno salvo. Un'altra cosa è toccarla a mani nude. Capito, dai fuoco direttamente. E certo, con quello sotto è il Ma massimo, che mi sta morendo per punta. Posso provare io? Scusate, ma nessuno ha un modo di curare a distanza? Vedi Ada che appena dice da co coprire le mani, prende le sue vecchie bende e si rifascia le Tirargli una freccia infondendoci cura ferite, ma non so quanto sia efficace. mani. E non fai danni con la freccia, puoi? Ok. Oh sì, fai danni con la freccia. Non ne No, ho idea, credo sì, di fai danni. sì. Credo Sì, di fai sì. danni con la freccia. A logica sì. Sto confondendo con il card. Con il Mentre in cartone, tutto con il questo Ad ti cartone. tocca sulla spalla. Così fa, così coperte vanno bene. Vedi, praticamente c'ha le mani tipo muffola coperta con delle bende. Ok. Allora io mi volto verso di lei, poi mi volto verso il tipo, poi mi volto verso di lei. Hai visto che c'è tutta la roba sulla schiena? Hai visto che c'hai i vestiti? Non credo che basti. Ma se lo strappiamo li possiamo dar fuoco. Se gli diamo fuoco abbiamo risolto, giusto? Il 2 in 1. Come lo strappi? Con forza! Sì, ho capito, ma lo devi toccare. Le mani coperte! Fai una cosa, prova a toccarlo tu con le mani infuocate. Era quello il piano! Sì, ma non lo so se È funziona. una pianta! Al massimo gli do fuoco! Ma non so se funziona. Se volete posso provarci io. Tecnicamente, boh, c'ho carne di piede.
Lotion Stone dovrei essere tipo ricoperto di... Posso... non è stupida come idea, eh? Aspetta, io ci penso un attimo e dico, poi guardo le pareti della caverna, poi guardo te, poi guardo le pareti della caverna. L'importante è che ci decidiamo, perché quella cosa non mi sembra amichevole, si sta avvicinando, quindi... In tutto questo Ada c'ha le mani con la tipo muffole, quindi sta indicando costantemente con le mani. Cosa stai indicando? Prima la creatura, poi voi. Prima creatura. È quel il marito ricoperto di muschio. L'uomo muschio. L'uomo muschio. Quando l'odore, quando ti metti troppo profumo al muschio. Okay, esatto. Ma la creatura allora sembra merda. Ok, è un cazzo di parassita di merda allora. Abbiamo un problema, giusto? Come cazzo lo facciamo? Dovremmo tenerlo fermo e togliergli quella roba di dosso. Master, domanda. Vedendo come sta agendo questo muschio, riesco a capirci qualcosa di più? Magari la mia mente riesce a collegare a qualcosa in più, non lo so, dimmi tu. Che cosa possa essere? Magari una creatura, un parassita, non lo so. Praticamente, allora, con l'orecchio tu riesci a sentire che varie lingue si stanno sovrapponendo. Ok? Mentre sta parlando senti varie lingue che si sovrappongono. Una parte è umana, quindi senti parlare il comune. Però l'altra, tu che lingue conosci? Te lo dico subito, ma le ho scelte tutte. Troppe. Sì. Allora, comune, elfico, dragonico, silvano, gigante, goblin, celestiale, aquan. La madonna. Ok, allora. E una dei livelli di lingue è il silvano, poi un'altra che non conosci. Okay. Senti, allora l'umano che dice strappatemelo di dosso, il silvano che dice vi sarete tutti parte di me, e la parte che non capite. La parte che non capisco, posso fare la terza linguistica? Aspetta, la terza lingua è per caso Aglo? Sì, Aglo? Sì, però anche tu, anche se lo capisci, tu senti anche tu i vari livelli, devi... È molto, molto confusa come frase, ma più o meno si avvicina allo stesso... Ok. Allo stesso quello che era in cazzo, Silvano. È un cazzo di parassita e ci vuole mangiare tutti. Evviva! Ma è una pianta? Possiamo darle fuoco? Però è una pianta che... Io vorrei vedere prima come reagisce al fuoco. Tipo sì, provare... Stavo pensando di provare a bruciare un pezzo di quelle che era sulle pareti e vedere come reagisce. Sì, ma è tutto perché questo... Ho un po' paura. Ma è tutto questo, mi volto verso Silvia. Silvia, ma dove cazzo è il troll? Lei realizza che in un primo momento aveva scambiato il marito per il troll. Perché, povera. Beh, tu vedi la situazione, una creatura verde... Che ti assale dentro casa, tuo marito non c'è, effettivamente lei ha fatto un attimo 2 più 2. Non aveva torto, povera, dai. Io nel dubbio comincio a parlare in silvano a Silvia, perché adesso mi viene il coso. Hai qualche idea contro una pianta parassita, muffa, che cazzo è quella cosa lì? Lei ti guarda e ti risponde sempre in silvano. Basta strapparglielo da dov'è. Il problema è prenderlo. Appunto. Non lo so, ragazzi, voi che idea avete? Perché a me non ne vengono. Quella di Ada è strapparglielo di forza e dare fuoco. O mandiamo Ada a fare il lavoro, però se prende. No, l'unica sarebbe. No, l'unica sarebbe trattenerlo in qualche modo. E poi magari Ada prova a toglierlo, o qualcuno di noi prova a toglierne un pezzo e dopo che è tolto magari provare a bruciarlo, ma solo dopo che è tolto, perché ho paura a dargli fuoco mentre è ancora attaccato al tizio. Allora, cioè, ci sarebbe una cosa estrema che potremmo fare: dargli fuoco, anche se è sul tipo, e nel frattempo io curo il tipo. Non so, però, perché se non gli rimane molto, vabbè, io lo curo di un po'. Penso resisterebbe moltissimo. È tipo peggio della tortura. Sicuramente. Lo so ragazzi, però effettivamente, cioè ragazzi, o mandiamo Ada a fare il lavoro sporco, perché è l'unica che può farlo, perché nessuno attacchi di fuoco. No, tu ce l'hai. Io direttamente c'ho un ascio infuocato. Non ce l'hai ancora perché non l'hai passata ad Ada per scaldarla. Puoi passarmela subito, dico. Non voglio dar fuoco
colpo al muschio mentre è attaccato al tipo. Perché non voglio dare fuoco a lui, povero Cristo. Che oltretutto non sappiamo neanche se gli facciamo danno a lui. Appunto. Mentre che lo togliamo. È appunto. È per quello. Provare a tenerlo fermo, toglierne un po', vedere come reagisce, poi decidere che cazzo fare. Aspetta un attimo, noi ci ha già detto come si chiama il marito? Fingard. Ok. Non è... Fingard, riesci a controllarti ancora? Nel momento in cui lo dici, le parole si fanno ancora più confuse, non riesci più a distinguere il Silvano, l'Aclo o il comune, non si riesce più a distinguere niente. Deduco che sia un no. Ma merda. Perché a tutto non so neanche se curando lui curo anche la pianta. Nel frattempo che stai decidendo, ormai è arrivato vicino a voi, sta a un metro e qualcosa. Tirate iniziativa. A distanza creo con kinetic cover dei muretti tra noi e lui. Ok, mentre... no, dove vai? Stai buono lì. Nel mentre comunque tiratemi lo stesso di iniziativa. Ok. Iniziativa? Sì. Ok, dove cazzo sono? Delle cose però, aspetta un attimo. Dove cazzo? Wow. Ah, ma era... c'era già la pedina, scusa. Sì. Sì. Non l'avevo vista. Questo qui... la sempre le pedine. Gli dico proprio, aspetta un attimo. Ah, ha fatto schifo però. Ah, strano. Aspetta lì. Poraccia. Sul secondo, come funziona sta cosa? Poraccia, devo. No, è iniziativa. È agile, ma fa schifo al cacchio, mannaggia. Aspetta, tanto per capire, tu il mio dado lo vedi, giusto? No. E che cazzo? No, aspetta, sì, lo vedo, 18. No, mi hai fatto morire, fa culo. E qua come fare, perché effettivamente cioè i parassiti come si tolgono? Ci sono magie la radice. E ci sono anche delle magie apposite per rimuovere i parassiti, però ma non abbiamo un caster davvero. Non è che ci chiamano Ghostbuster, porco giù. Thorim, tu non puoi trattenerlo in qualche modo con le pietre? In qualche maniera posso creare questi muretti di pietra e fargli tipo un cubetto intorno. Considerate che mentre voi state a discutere, dietro di voi Silvia sta lanciando dei raggi di gelo. Ha lanciato un raggio di gelo per congelare il muschio intorno, per evitare che si espanda ancora. Vabbè. Cioè, cominciamo a cercare di toglierlo con le armi, il muschio che c'ha addosso, il tipo. Lo grattiamo via. Potremmo anche fare così, in effetti. Ludopatia, portami via. Oh mio Dio. Vediada che sempre con le mani a muffola, ti indica e ti fa... Questo quanto tempo c'ha ancora da vivere, più o meno? Lo guardo. Dici, medico. Lo guardo. Praticamente... poco. Poco, molto poco, nelle condizioni in cui sta molto poco. È praticamente una questione di, okay, di turni, okay, per dire, cioè, okay, questione di minuti, okay, adesso. Allora non me ne frega un cazzo, cioè nel senso di qua, da tu dai fuoco quel cazzo di muschio, io nel frattempo cerco di curarlo. Siamo in due che lo curiamo, quindi. E il problema mio è che la mia azione è di round completo, quindi se mi avvicino gli do attacco d'opportunità, ragazzi, per fare sta cosa. Vabbè. Ok. Me lo prendo l'attacco, affanculo. Ok. Però non mi passi il muro. Ok. Allora, considerate che adesso davanti c'è comunque il muro di Thorin, quindi penso che lo abbassi appena hai deciso questa cosa. Cioè, teoricamente il muro ci si può girare. Ok. Attorno. Ok, allora quindi Caleb, cosa fai? Bella domanda. Allora, io lo... allora, no, in teoria voglio agire insieme ad Ada. Ok. Quindi praticamente
Cioè, nel caso, quant'è ha fatto il danno? 13, quindi siete uno dopo l'altro. Ok, sì, perfetto. Allora, e allora è Ada che deve rallentare, ma comunque, cioè, ci sta in realtà, perché lei dovrebbe cercare di togliere il muschio e dargli fuoco in pratica. E io che curo il tipo con Healing Hand. Ok. Stavo pensando se posso provare a immobilizzarlo in qualche modo senza fargli male, ma la vedo veramente dura. Healer Sand. Aspetta, di quanto curo? Fammi controllare. Guarda, per il momento io aspetto, perché Ok. voglio vedere se riescono a fare qualcosa. Ok. Thorin, tu cosa fai? Io pure aspetto, voglio vedere se riesco a fare Ok. qualcosa. Non è che posso. Micaela. Ok, Ok, quindi tocca a Ada. Tu ti aspettate, ti guarda il turno, quindi Ada decide di correre incontro. Non si prende l'attacco di opportunità. sì, ma non c'è la mia iniziativa, ma va benissimo Vabbè, così. tu. Ah, è vero, 18 hai fatto, scusami. Trattori. Io te lo faccio un cazzo lo stesso che devo fare Non è io. colpa mia se tu tiri col dado anziché cliccare su iniziativa, quindi ti si non ti si aggiunge. Vabbè, comunque tu che cosa avresti fatto, dai? Ho preacceso l'ascia per sicurezza. E come se Quella non è una cattiva idea. non ce l'hai accesa? Vabbè, te la tiro verso di te, ti uso come portarmi, Dio Cristo. santo, non mi Quindi che ricordo. fai? Mi passi l'ascia? Ho capito. Sì, papà, guarda, se la vuoi usare pure io, per Vabbè, piacere. allora, come azione gratuita, Ada ti dà due. Consuma due, altri due usi del suo attacco elementale. Quindi. Ok. E ti passa l'arma che adesso vedi che appena la prendi in mano diventa veramente rossa, inizia ad accendersi. E A poi inizia a posto. correre, ok? Ho usato Ada come Ok. accendino Sì. praticamente. Come Fantastico. sempre. E ormai. Come sempre. Non mi ricordo quanto ci si cura in una notte di sonno, ragazzi. Io faccio totale, Incredibile. quindi non è un problema. Ah, Minchia. No, a me serve. ok. Perché la mia cura si basa su quello. Ah. Comunque Ada corre su dove sta la muffa e inizia a tirare. Non riesce a strapparla, non riesce a strapparla via. E deve fare un tiro, sapete, su volontà. Ah, madonna. Ok. La Esplode, dai. muffa inizia a propagarsi sui guanti sul bracciale dell'armatura, però non arriva sulla pelle, quindi Ada continua a tirare, ma non fa nulla, però nemmeno la muffa riesce ad attaccarsi a lei. Nel mentre, un colpo di spore, vedete, una parte della muffa si muove verso la mano libera e scaglia una palla, che sarebbe una mucchiata di muffa. Dov'è l'attacco? Palla di muff. In quale mano l'ha tirata? Da quale mano ha tirato Dalla la. Come destra. si Ah, chiama questa sfora? Ok. ha fatto uno, Cosa niente, devo non fare colpisce tra poco? nessuno. Cosa devo fare tra poco? No, non ha colpito nessuno comunque. Vedete comunque che l'ha lanciata e ha colpito il muro. Ok, mi sa che curo di tutti Lanlis, ferita. tocca a te. Ok, praticamente io mi avvicino a lui. Anzi, no, aspetta, quanto sono distante, è vero? Quanto è Da distante? voi, no, considera che c'è praticamente lui, il muro e poi voi. Praticamente state a 3 metri di distanza, avete Ok, preso un riesco pochino. a raggiungerlo e quindi toccarlo, cioè che poi lo tocco dalla parte davanti, non dove c'è il muschio, cioè qui non toccare dove c'è il muschio. Praticamente facendo un passo di 1,5 m. No, ti arriva 1,5 metri. Tu entri attraverso il muro e rimani là. State Cosa? a un paio di metri di distanza. Non so se ci arrivi. Ah, non ci arrivo quindi. No. Poi Merda. considera che c'hai anche il muro di fronte, quindi pure a girare il muro. Quindi non riesco con 1,5 m. Minchia, ho capito che ce la facevo. Madonna.
Niente, mi avvicino e mi metto. Posso mettere in difesa completa? Vai. Quindi tu attraversi il muro e ti rimani in difesa completa. Ok, adesso tocca al muschio. Ah, devo proprio per forza. Devo per Se no c'è il forza muro di mezzo. passare il muro. Non posso aggirarlo se mi muovo. Beh, se lo giri usi comunque la zona di movimento e poi vai in. Sì, no, è per non rimanere bloccato dal muro, poi è la stessa cosa. Semplicemente mettermi in una posizione che non sono, cioè non lo so perché non so come siamo Eh sì, posizionati, non so se ho la griglia davanti. allora diciamo Ada e questi sono qui, poi tocca al muschio, che tu quindi sei uscito fuori, giusto? Aspetta un attimo, il muschio è qui. Sì, e dove sta adesso l'icona del gruppo? Sì, praticamente mi metto qui per Oh, forza. ok. Aspetta che metto un pochino meglio. Ok. Il muschio prova ad attaccarti. Vedi niente il muschio che nuovo prova ad attaccarti con la palla di spore. Posso entrare in difesa completa o per... Sì, sei in difesa completa. Ok. 14, 7, 21. Quanto dice? Non mi ricordo. C'ho 20 più 4 di difesa, Ok, 24. non colpisce quindi. Ok. Sì, infatti. Adesso segno 24 così almeno... Lo sa no, segno 20 così almeno me lo segna giusto di là. Perfetto. Basta, sistema. Ok. Ok, allora Il quindi anche muschio. a te un'altra palla di spore che tu schivi con velocità e si attacca al muro. Ok. Lui invece adesso Sapevo che cerca era di dosso. di vincolarsi Ada di dosso. Allora vediamo un attimo questa. Ha Non l'ho capito. fatto 20. Quindi si riesce a divincolare di Ada da dietro e cerca di darle un colpo con l'ascia. Scusa, chi sta tirando il colpo con l'ascia? L'umano, Fingard a Ada. Ah, ok, è un'ascia Sì. quello. No. Braccio sinistro o sempre il destro A quello? sinistra sta l'ascia, a destra stavano le spore, che non colpisce. Ok, quindi ricomincia il Ok, turno. Caleb, considerate quando si è divincolato, le spore hanno lasciato Ada, eh. a posto. Vabbè. Ok, allora, io quasi quasi... E Clanlis vede anche che il tempo sta passando e lui sta l'umano sta scendendo sempre di più. Sta morendo sempre di più. Quindi sono due cose, o lo uccidete voi o si fa qualcosa. Quindi sta E morendo. l'umano. Ma anche quel coso che dovrebbe essere un bambino sotto effetto di steroidi. Sì, probabilmente sì. Niente ragazzi, vi manderò questo video adesso sulla Ottimo, chat. bello sapere che avete comunque il telefono davanti mentre stiamo giocando. No, no, è solo per il turno di Caleb, non Sei una è... brutta persona, Sì, sappilo. lo so. Peggio di quelli che non portano le patatine a sessione. Esatto, Peggio di quelli che ti meno inviano i meme su Instagram brutto. quando dovrebbero stare attenti a sessione. Scusami. Mi sento chiamato in causa, non so perché. Comunque. Inizio Bardic Performance, Ok. tanto per non saperne leggere né scrivere, nel caso le cose Bravo. si mettano particolarmente male, abbiamo, allora, vi dà praticamente un più 2 a tiri salvezza contro effetti di charme e E su paura, questo va e, bene. ok, e un più 2 ad Competenza. attacco, esatto, un più 2 di competenza al... Tiri per colpire e tiri di danno. Che non fa Ok, quindi schifo. più due. Diciamo che se le cose dovessero mettere male, almeno ci abbiamo dei bonus. Ok. Aspetta, al danno e al tiro per colpire? Yes. Ok. Sì. Sì, è la base, è proprio Sì, la ok. respirazione bardica base. Ok. Tocca a Turion con la sua nuova ascia di fuoco. Guarda, sinceramente io penserei di cercare di tagliare il braccio intero destro.
Cosa? Cosa? Mi hai sentito abbastanza bene. Cosa? Tutto, su due le cose, o muore, o tra poco muore da solo. Ecco, tipo tre turni contati, ci scommetto fantastico. La vita mia. Sì, ho capito, ma adesso tanto gliene do tanti altri di turni, non ti preoccupare. Puoi provare anche da sì, a me gli tagli il cazzo di braccio, gli tolgo il braccio così almeno non spara quelle spore di merda, ci rimane solamente l'ascia. Ma perché invece non fai tipo una bella grigliata di cose? Sì, tipo, cioè... Sulla... Sì, gliela tiro addosso e tipo aspetto che si tolga tutto. No, fai tipo... Una serie di danni non letali, faccio il completo. Non puoi perché sei dietro al muro, quindi comunque ti sarà l'azione di movimento. Infatti, per spostarti. Sì, lo so, stavo scherzando. Però puoi fargli danni non letali. Con un'ascia di fuoco, il danno da fuoco è sempre letale. Ah, vabbè, il danno da fuoco allora è sempre meglio così, Dardo, l'accetto. Occio, non me lo uccidere, per favore. Ah, non ti occupare, che se me la chiamo ora. Non ti preoccupare. Oh! Mi devo beccare qualche botta, sì, improvvisa ora. Con l'ascia sua. Ok, vediamo. Minchia, portate il bastardo. Considera che le spore gli stanno mutando il corpo, Ok, no, ho capito. Sì, è tipo una specie di iperazione. Sì, prendete il muschio, vedi che si sposta a destra e a sinistra, tipo Venom, ecco. Sì. Hai detto bene. Ma sai cosa, ma... Ti conviene a ritardare... 28? Colpisce? 28 colpisce? Sì. Ok. Tipo i danni, non li subisco. 12. Ok. Dimezzati pure. Aspetta. Ah, ok, non è. C'ho pure perché scudo, dimezzati? Anche questo. Scusa, sono danni fisici, giusto? Meno 5, non ne sono dimezzati. Nel mio mondo siamo di mezzo, perché prendo sempre al 10 e meno di 10 ogni volta, non so perché. Furion ritarda l'azione. Ormai l'ha fatta. No, tipo, mentre sto pestando qualcuno, ritarda l'azione. No, dico ritarda l'azione dell'attaccare, perché in questo modo magari lo attacchi dopo di me, a meno così magari siamo un po' più sicuri e non lo uccidi. Vabbè, mica sono danni non letali. Vabbè, oddio. Beh, Dio sverrebbe effettivamente. È una botta sola, l'ascia non può fare tanto male. No, disse quello che fa 30 danni a colpo, mannaggia a te. È stato solamente un piccolo misunderstanding di Dardo. Sì. Ok. Vediamo, intanto tira per colpire. Vabbè, intanto devo tirare sempre lo stesso dado. Tanto che non devo... Danni non letali. Ok. Non letali. Hai un meno 4 e un più 2 a colpire. E bicchia. Diciamo che 24, sempre 20 colpisco forse. Quanto hai fatto? Come si chiama? Il tiro per colpire 24, il danno... E indovina? Non ti spunta. Esatto. No, forse non gli spunta. Allora... Ha fatto 22 praticamente. Ok. Meno 4. Allora, quando colpisci... Hai fatto 10 danni? Sì, non letali. Ok, tira anche il danno da fuoco. Che comunque non posso vedere, ma vabbè. Vabbè, vediamo se ci riesco. Spunta? No. È spuntato il dado? Adesso sì. Ah, meno male. Ok, allora. Nel tuo colpire, colpisci sia la muffa che il braccio del tipo. Ok, tutti e due. Vedi la muffa che dove hai colpito e il fuoco si allontana. Ok, inizia a bruciacchiarsi e vedi che si allontana. Anche dalla pelle vedi che si sta ritirando. E mentre fai un taglio sul braccio e quello butta un urlo di dolore immane. Che... Un taglietto. Il problema è stata la cauterizzazione della ferita. Cioè. L'ha fatta cruda. Dai. Poi tocca a Thorin. Sì. Tocca a te. Il punto è che... Non so se provare anch'io ad andare di non letali, ma penso sia quasi il caso che io non intervenga. Cioè io con un blast, se sta messo male, rischio di mandarlo in effetti.
lo appiccica la parete. Cioè, quindi se volete provo a delimitargli il movimento, a creare i muretti. Sì. Gli do l'abilità freccia divina. Inizio a sparare un proiettile in adamantio. Ragazzi, quindi che faccio? Provo a iniziare a creare tutti, cioè muri intorno. Intanto gliene creo tipo una a destra. Ma comunque colpisce entrambi, Sara. È quello il problema. Colpisce entrambi. Presso tu ti conviene quasi lanciarlo da solo, scorcirei. Non ti lanci di raggi. Solo uno, sei sicuro? Sicuro, solo uno. A livello 6. Ma mi sa che sono due, eh. No, aspetta. Ogni 4 livelli dopo il terzo. Quindi no, uno. Al prossimo livello ne ha due. Al prossimo livello, sì. Ma ora come ora uno solo. No, ok, va bene. Ti minchia, fa 4 di 6 danni da fuoco. Sì, ma uccidi uno e l'altro. È per quello che volevo. Oddio, forse uccidi soltanto lui. Considera questo, Perché? Piccola cosa, Lannis appena ha visto il colpo dell'ascia, ha visto che praticamente la muffa non ha quasi sortito nessun effetto, ma l'umano sì. Dannato vento. Non so che cazzo fare questa cazzo di... Thorin, quindi che cosa fai? Fai un muro a destra? Sì, inizio a provare a delimitarlo. Così? Sì. Ok. E poi fai altro? Oppure non lo so. No, io poco altro posso fare, quindi direi di no. Ok. Quindi ritocca ad Ada che di nuovo prova a strapparlo di dosso. Con una violenza immane, tipo lo scotch su un petto villoso, strappa la pelle, strappa praticamente tutto il muschio dalla schiena. Stavo capendo tutto il muschio. Bella, madonna. Ho detto, oddio. È forte, ma non così tanto. Meno male. E lo innesca tutto bruciandolo, consuma tutti i suoi usi giornalieri per dargli fuoco, perché è una massa niente quanto una persona, quasi si prende via una persona dall'altra, e le dà fuoco fino a che non si riduce una piccola palla di carbonella praticamente. Mentre lo fa, vede pure i capelli che gli si alzano per l'incazzatura, e continua a bruciare fino a che non gli rimane in mano tipo pallone. Dopodiché lo calcia via fuori dal freddo, e bene, quando a terra la palla fa pff, nella neve. È stato molto descritto. Sì. Grande. In tutto questo, l'umano cade a terra per il dolore, sviene, però adesso è stabile. Vabbè. Medi. Tocca a me. Sì. Intanto Silvia vi sta ringraziando, abbraccio tutti. Vabbè, io vado su di lui e lo curo. Grazie, te vedi che si rialza. Silvia e Fingard si corrono incontro, si abbracciano, si baciano e vi ringraziano. E vi invitano a stare a riposarvi a casa loro. Ok. Oh, che carini. Anche perché devo ancora guardare meglio le sue ferite, perché mi sa che... Hai bisogno di altri. E tu consideri che dietro è come se ci avesse avuto le radici, è strapieno di buchi, ok? Perché le radici sono entrate nel corpo. Sì, dopo lo... E poi dopo la scerettata di Ada non è che sia... Aspetta, scerettata, termine tecnico. Dopo Master praticamente lo curerò ancora della stessa roba, però prendendomi tutto il tempo, e in più gli sommo anche intelligenza alla cura, quindi invece che 14 gliene curo 19 punti feriti. Non considera che appena è finito tutto, vedi Ada. Adoro l'odore di incendio al mattino. No, pensavo volessi dire incenso.
Beh, sì. Non è tipo da incenso, mi sa. Vediamo la soddisfazione. Eppure è buono, eppure è buono. E beh, ho pensato di aprire una clinica. Poi considera che per No. quanto ha dato fuoco alla cosa, pure le bende di Ada No. si sono frantumate, diventate cenere, c'ha tutte le mani nere adesso. Eh beh sì, immagino. Ma io guardo gli altri. Ma ragazzi, ma dare fuoco a quello che c'è dentro sta caverna? Assolutamente sì, ma con cosa? Io Cazzo, un accerino, qualcosa, gli lanciamo non un ho po' di niente. stoppa, un po' di roba per far partire un bell'incendio lì dentro. Far partire incendi io so, però se volete posso provare a sassate. Vediamo un po' crolla. Assassate. No, beh, fa crollare la caverna, ma. Ah, Io direi, ragazzi, allora, noi ogni sera un cazzo di falò lo accendiamo. Quindi basta prendere, mettere in giro dei legni secchi e della stoppa, comunque sia quello che usiamo di solito per far partire il fuoco e metterlo in giro. Lo fai partire da una parte, o comunque sia, che ne so, o prendi una torcia e comincia a dar fuoco a tutto. Lì diventa un bel macello, usciamo fuori e beh, vaffanculo. considera che avete comunque una boccetta di fuoco dell'alchimista, quindi volendo. E allora, ragazzi, per far prendere fuoco, guarda il massimo fuoco dell'alchimista. Come brucia quello. Vedi, Adda prende dal Ravana nello zaino e la prende. Va bene. Faccio Sì, ma aspetta, prima dobbiamo prendere qualcosa per essere sicuri che prende questo cazzo di muschio. Non lo so se prima mi sembra che ha preso Adda si tutto gira ciò che intorno, è poteva. una. È strapieno di muschio. E da qualche parte prenderà fuoco. Quindi, come funziona questo? Vedi che la agita. Va bevuta e soffia tipo drago? No. Allora, questa roba qui la lanci contro il bersaglio. Lei rompendosi esplode e fa prendere fuoco. Ah, vuoi dire così? Considera ovviamente che state in un'area abbastanza piccola, cioè siete in Infatti. una Sì, grotta, no, non gli dico di far. Non gli dico. Non lo facciamo con noi dentro. Lo facciamo da beh, allora fuori. uscite Eh sì. e vedi Ada che sta giochicchiando Usciamo fuori. con la boccetta. Ada Usciamo, 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 rimane là al usciamo. Usciamo centro fuori. Come al e centro la fuori. butta a terra sotto i suoi piedi e poi corre fuori. Tanto è. Sei scemo. Avvero che tanto Sì. non fa un cazzo a lei. Giusto per farci prendere gli Sì, voi spazi. vedete la fiammata che esce fuori. C'è resistenza 5 al fuoco, Sì, niente. pure che tanto fa un D4 di danni, non è che dici. No, il fuoco d'alchimista fa un D6. Però alla fine devi fare 5-6 sul danno. Cioè, per Appunto. farti 1-2 danni. Quindi, vabbè, di Quindi se cosa lo stiamo butta ai parlando? piedi e poi cammina tranquillamente e esce dal fuoco. Ok. Risolta. Vabbè. Ok, no, perché lasciare il muschio lì mi dà No, fastidio. è giusto. Tu considera che in tutta la situazione, appena sono uscito io dal fuoco e tutta la situazione, Silvia guarda un attimo la situazione come per dire che cosa cacchio è appena successo, scusami. No, abbiamo dato fuoco al muschio, era un pericolo se qualcun altro passa di qui. Comunque, Fingard pure vi ringrazio di averlo liberato da quell'agonia, non ce la faceva più. Ah, non preoccuparti. Comunque, davvero, i vostri due popoli non hanno accettato che voi eravate di due razze differenti? Esatto, raccontatemi tutto, per favore. Sei il solito raccontastorie. Una storia bella, merita di essere raccontata, no? Silvia e Fingard si scambiano uno sguardo e vi invitano a casa a parlare in un posto più sicuro. E vi chiede di non far venire Nadia perché non vuole che tante persone sappiano di loro. Quindi. Ok, avvisiamo Ok. Nadia che staremo via per un po'. Mi avvisate, vi trovate in una casetta che sembra praticamente abbandonata. E.
Nel momento in cui Silvia si toglie il lungo mantello che ha, vedete che ha sotto il vestito, ha quella che sembra essere una coda di volpe e la schiena leggermente un po' troppo concava, come se ci fosse dello spazio vuoto. Quindi, Fingard. Ok, posso fare un tiro Ok. per capire che razza è? Vai. Cos'è? Sì. Natura? O locali, visto che potrebbe essere No, umano? natura. Ok, 26. Ma che cazzo di tiri basi sto facendo? 5 sul dado. Nel momento in cui tu all'inizio non riuscivi a capire perché fosse quella strana scuola quello strano incantesimo, però nel momento in cui hai visto la coda e il fatto che come se mancasse qualcosa alla schiena, hai subito associato a una particolare razza di fate, di folletti, chiamati Uldra, che sono degli spiriti di volpe femminili che vivono all'interno di corpi d'albero e si possono riconoscere dal fatto che c'è la loro coda, cioè hanno una coda da volpe, e dal fatto che dietro alla schiena in realtà c'è una fessura come fosse di un albero in cui questo spirito riposa. Ah. Ovviamente il suo corpo è praticamente un albero che ha assunto forma umana con la coda di volpe. Ah. Cioè, ma Ma che figata. gusti molto particolari, Quando eh. si dice essere una figa di legno. Allora, Sono molto bella gusti, sono descrizione. innamorato. Appunto. Beh, una volta che capisco questo. Ora ho capito a che razza appartiene. Effettivamente non è una cosa molto comune. Ah, io non giudico, eh. Cosa, cosa, cosa? Dimmi, dimmi. Gli dico il nome della razza che non me la ricordo. Uldra. Ah, interessante. La faccenda si fa sempre più interessante. Uldra. Io ci scriverò su sicuramente qualcosa. Grande festa alla corte dell'Iris and Silvia. Esatto. Basta, ho deciso quella lì. Non hanno accettato le vostre rispettive famiglie barra villaggi. Poi guardo l'Uldra e dico: nel tuo caso, magari villaggio non è proprio Sì, la infatti stava famiglia. già per dire che era soltanto una cosa che ha detto lei per poter farsi credere, perché alla fine non è che dice una cosa facile da dire. Ora, ciao ragazzi, sono uno spirito volpe, mi potete dare una mano a salvare mio marito umano? In effetti. Io non giudico, io giudico le intenzioni, non giudico la razza. Mi sa che stai vediata. Posso toccare la coda? Non sono razzista, Ci deve fare mio È madre. così morbida. Sto prendendo appunto. È bellissimo. Spero, Ada, che non incontreremo mai una kitsune allora. Porco giù. Intanto Ada sta accarezzando la coda di volpe. Cosa sono? Umanoidi dall'aspetto di volpe. Alcuni hanno più code. Vabbè, ma non è che devo toccare tutte le cose, tutti gli animali, eh. L'ultima volta abbiamo ucciso un alce parlante, non mi sono fatto mica domande. È soltanto strana questa coda. Non ho mai toccato un folletto veloce. E tutto questo continua comunque a carezzare la coda. Aspetta, però così, aspetta, però con la voce così non ho mai toccato un folletto peloso. No. Oh my god. Che brutta scena. E tu consideri comunque Ada alto 2 Io. metri. Questa è alta tipo 1,70 m, quindi. Sì, ma mi immagino poi la situazione molto, molto strana. Sì, perché Ada sta tipo d'altezza culo di questa qua, no? Eh sì, ok. Ada. Basta, per favore. Non sta bene toccare le code Ma le ha altrui. chiesto il permesso. E si rialza. Vabbè, se ha chiesto il permesso, allora ci sta. Sì, ma lei ha risposto di sì. Ti ha dato fastidio? Vabbè, comunque. Con il viso leggermente più infastidito, comunque, ma soprattutto quello di Fingard, che è un misto tra incazzato e un po' soddisfatto.
perché mi sa che anche lui si diverte molto con quella cosa. Comunque, okay. Vedete che Silvia va da un piccolo, cioè in uno degli zaini che si era portata dietro, e vi porge una pergamena di rimuovere maledizioni che se la portava dietro. Vi informa innocentemente che il paladino, all'interno della sacca del paladino c'è un oggetto maledetto. Cosa? Dov'è l'oggetto maledetto? Nella borsa del paladino. Io mi volto verso il paladino. Devi dirci qualcosa. E io perché non me ne sono mai accorto? Fatemi capire. Davvero, perché forse quel percepire l'oggetto. Perché non sei buono! In tutto questo Turio non sta rispondendo. È rimasto sconvolto. Spiega perché l'anello. Spiega perché hai un oggetto maledetto nello zaino. Paladino. Perché ti porti in giro un oggetto maledetto? Perché sì. Come perché sì? Perché sì. Come perché sì? Si chiama brivido dell'avventura. No, si chiama idiozia. No? Ora fammi capire che cos'è questo oggetto maledetto. Tiglia si offre a rimuovere la maledizione da quell'anello. Oh, non sarebbe male. In più, Fingard vi dona invece una trappola per orsi che lui definisce trappola degli orsi fortunata. Ed è un regalo che gli ha fatto Singhia la prima volta che si sono incontrati. Nella mia testa sto cercando di passare a rassegna tutti i libri che ho letto su nozze, oppure magari di matrimoni famosi, facendomi moltissime domande sul regalare una trappola per orsi fortunata al proprio Fingard sta guardando la tua faccia e ti dice: è perché sono un cacciatore che me l'ha regalata, non ti preoccupare. Io non giudico, ragazzi. Non giudico. Io sono di aperte vedute. In tutto questo comunque, mentre Singhia rimuove la maledizione da quell'anello, vi sentite anche voi in qualche modo più leggeri, perché vi ha rimosso la maledizione che vi hanno inflitto i Jinkin, quei goblin che vi avevano rubato le provviste. Era una maledizione. Praticamente era una maledizione sull'avvelenare cibo e pozioni che mangiavate, sì. Sì, praticamente se creavo qualcosa creavo. Sì. No, create proprio veleni, morite. Come li mangiate? Che bello. Creiamo la morte. Sì, ma tanto noi non creiamo un cazzo. Yeah. Sì, infatti tanto sono limone veleni. Tipo, tanto sono limone e veleni, sti cazzo. Che cazzo ce ne fregano? E in più, pure veleni. E quando poi il giorno dopo ripartiamo per ritornare da Nadia, ci dice della buona fortuna, ci dà un augurio di buona fortuna, però da questo particolare augurio sia l'Anlis che Ada sentono qualcosa di strano in quella buona fortuna, qualcosa però di buono sentono. Ma percepisco come se sia stata lanciata una magia quando l'ha fatto. Sì. Ok. Percepire buone intenzioni. Riesco a capire che è un'altra magia. No, penso che sia una benedizione. Sì, credo anche. Ma riesco a capire che benedizione. Non riesci con precisione a capire che benedizione sia, però ti ricordi che comunque questi spiriti volpe siano molto famosi riguardo la fortuna e il fato.